Ciao a tutti, cose di oggi, breaking news. Praticamente, sicuramente in Italia non avete ancora sentito questa notizia. Ah, oh, forse sì. Ah, oh, no! Devo battere il TG1 e il studio aperto. Praticamente ieri sera David Letterman, che fa David Letterman Show, una specie di Maurizio Costanzo Show, no, molto più bello, ha detto che praticamente... Ha detto, adesso vi racconto una storia. Tutta la gente a ridere, no? Perché ovviamente quando lui dice una cosa è sempre una battuta, no? E ridiamo. Allora ho detto, stamattina sono andato in macchina e in macchina ho trovato un pacco, no? Che non avevo mai visto. Allora l'ho aperto e c'era una lettera e c'era scritto, io so che tu hai fatto delle cose brutte. E poi dentro c'erano anche tutte foto, e poi la richiesta di 2 milioni di dollari, altrimenti queste cose sarebbero andate in TV e le avrebbero imbarazzate. E invece deve permettermi, invece di dargli i soldi, cioè ovviamente a questo punto capisce che è un ricatto, no? Però invece di dargli i soldi, lo dice, ieri sera l'ha detto allo show in diretta, e infatti, vabbè, l'ha detto perché stava raccontando sta storia. Allora poi dice che del pacco, questo qua diceva che avrebbe raccontato ai giornali che David Letterman era andato con delle personcine a fare le cose sconce, dello show, Allora, comunque, morale della storia, lui l'ha detto in diretta, così, l'estorsione non si è potuta avvenire, e in più hanno praticamente... Mi pare che abbiano capito chi è che ha fatto il ricattone e l'hanno già arrestato. Olè! Olè! Quindi lo volevo dire a quelle personcine che in Italia fanno sempre questi giri. Non fatelo col David Letterman. David Letterman è uno a posto. David Letterman è coraggioso. Bellissimo. Poi comunque il video ovviamente non lo posso far vedere, altrimenti dico copyright. Cercatelo su YouTube, David Letterman Extortion, ce ne sono un sacco. Vediamo se facciamo. Anche questo l'hanno tolto. Bellissimo, ma che poi alla fine, anche quando lui dice, sì, sono stato a letto con una dello show, la gente sotto che ride, perché non capisco che era la storia vera, oppure era una storia finta, e ci sono cascato io. No, vediamo altri dettagli. Fabrizio Corona, non venire in America, che noi americani... Non facciamo questi sotterfugi per i soldi. Sta prendendosi 2 milioni di dollari voleva, eh? Ah, ecco, era il produttore di CBS, CBS News, Robert Alderman. Arrestato, questo qui a posto, questo qui... Cioè, questo qui a posto, questo qui, almeno dai, io direi 12 anni senza condizionale, almeno, sembra ovvio. E ritiro anche della Ferrari, se ce l'ha. Allora, CBS top producer delle news è stato arrestato per aver... Come si dice? Traduce, non mi viene la parola. Per aver minacciato di far rendere pubblico delle cose nel suo ultimo film. Sì, ma vediamo l'accusa. L'accusa... Alderman ha minacciato il 62enne Letterman, che è sposato con una figlia, Regina Lasco, il problema è che adesso anche David Letterman potrebbe avere
qualche problema con la giustizia. Bisogna vedere cosa ha fatto e cosa non ha fatto. Basta. Poi ieri sera alle notizie c'era anche uno che praticamente aveva rapito due donne, no? E l'hanno condannato a due sentenze consecutive a vita senza possibilità di condizionare. Cioè, Italia, secondo me, è uno che rapisce due donne, che neanche le uccide. Poi c'era tentata violenza, però non era riuscito, cioè. Secondo me non si può neanche condannare uno. Io in Italia, se fossi un giudice, gli darei massimo gli arresti domiciliari e poi una pacca e direi sì, però non farlo più, eh. E avevo condannato a due, dico due, no? No, perché va di moda molto qua la prigione a vita senza possibilità di condizionare. Questo è un trend che ormai gli americani usano spessissimo, oppure ti dicono. Tipo, ok, ti diamo 30 anni, però senza la possibilità di condizionare. Quindi non è che dopo due c'hai lo sconto di pena ed esci. Oppure dopo uno arriva una nuova legge ed esci. No, questo è un trend. Anche gli americani c'hanno i trend. Questo è un esempio. Poi questo qua, che adesso, ieri sera, perché praticamente lui. Si infilava nelle macchine delle donne, di due donne, e le rapiva, no? Con la loro macchina. Ed è la stessa tecnica che hanno fatto Mary Fish, perché voi forse non lo sapete, però l'avevo raccontato, che Mary Fish tipo 5 anni fa ha avuto la stessa esperienza, perché uno, che vi pare che sia lui, tra l'altro, infatti me lo devo ricordare stamattina e glielo chiedo, Mary Fish stava entrando in macchina. E questo qui ha bussato, che so, ha detto ruota sgonfia, no? E poi la voleva rapire, no? Però Mary Fisher ha fatto finta di svenire, allora poi lui è scappato. Comunque, siccome quella sera mi ricordo c'ero anch'io, però io poi sono andato alla mia macchina a posto, me lo ricordo su qua, ha una faccia tipo, era pelato, cioccolato, un cioccolato pelato. Potrebbe essere lui adesso, perché poi lei è andata dalla polizia, ha fatto l'identikit, forse lei se lo ricorda meglio. Va bene, risposte elettori. QuickTime 7 Pro, ciao, potresti fare un video dove spieghi come editare completamente un film in QuickTime 7 Pro? Farò, però, cioè, io come ho detto uso QuickTime 7 Pro. Sempre perché è veloce, ma non è che lo editi come iMovie, ovviamente. Però poi allora te fai un video con il set, poi usi la barra per copiare pezzi e poi li incolli un nuovo video, no? Fai copia e incolla, è tutto lì. È tutto lì il trucco. Oh, fa vedere. Antares. Ciao, dai tuoi video che ho capito che lavori anche su siti e-commerce. Cosa dici per fare un brainstorming come costruirne? Uno, qualche video fa ha parlato come si chiama? Si chiama Open Cart. Cerca Google, opencart.com. Ma sì, io faccio alcuni siti web ma sempliciotti, eh. Cioè, per funzionare funzionano, uno paga, però sempliciotti. Infatti, mi piacerebbe usare Magento, che adesso va di moda, eh. L'ho provato a installare sul mio server, non va, mi ha dato un sacco di errori. Vaffanculo. Userò OpenCart. Angel Child. Angel Child. Sì. Allora, Danseni, se vuoi farti due risate. Mentre noi qua giù piangiamo. Eccoti la recensione del sito web parlamentare di Gabriella Carlucci. Sì, Gabriella Carlucci ha fatto un sito web. I contenuti sono belli. Cioè, il sito di metilparaben.blogspot.com dice che il sito della Carlucci, cioè recensisce il sito della Carlucci, mettendo in evidenza che, benché i contenuti della Carlucci siano fatti bene,
Il layout è fatto male, allora tutti dicono: e il layout non va, e le foto sono tagliate. Cioè, alcuni si lamentano dei contenuti, alcuni si lamentano della grafica del sito. Oh, c'è sempre qualcuno che si deve lamentare su qualcosa, io non lo so. Oh, ci guarderò dopo. No, l'ho guardato. Secondo me i contenuti sono una cosa e la grafica un'altra. Cosa c'entra rompere le balle sulla grafica? Che poi la Carlucci non è che l'ha fatto lei personalmente, l'avrà fatto una compagnia esterna. Sarà colpa della compagnia esterna, no? Oppure, io farei così. Vabbè, visto che il blog vi fa schifo, è fatto male, le foto tagliate, perché non mandiamo la Carlucci a un'agenzia seria? Tipo quella che ha fatto il sito di Obama. Dai, gli chiederanno tipo 15.000 dollari, ma intanto che c'è foto. Cioè, il presupposto che lui ci ha pagato con le vostre tasse, poi ma adesso non so, io penso che il sito della Carlucci sia stato pagato da lei, che vabbè, prende lo stipendio da parlamentare, ok? Lo pagate voi indirettamente, però, dai, è lo stesso, tanto lo pagate voi, facciamolo fare un'agenzia seria che prende i soldi. Invece lei, poverina, voleva risparmiare, farmi pagare meno tasse, è venuto un sito di cacca. Angel Child, mi dici quali sono i tuoi feed, quali feed segui? E poi, allora, la TV 3D Panasonic, ho lo stesso link che ho visto anch'io. Ma io seguo molti feed, adesso ormai ne ho una cinquantina di feed che seguo. Allora, seguo. Dico solo quelli importanti, eh? Allora, seguo. CSS Remix, il migliore per i siti web. Web Design Wall. Dev Snippets. Noop. Noope, che è bellissimo, che fanno sempre vedere un sacco di robe, anche robe gratis, tutorial, Photoshop, Italian Web Design, Web Appers, bellissimo, che ogni giorno c'è sempre un plugin, un jQuery, una galleria, blog di So Takana, mi sa che questo lo scancello, non mette niente, poi vabbè c'è tutti quelli di Expression Engine, e Insider, Showcase, bla bla bla, che non vi interessano. Allora, nella cartella favoriti c'ho Engadget.informatico, Vector Tuts, che fa tutti i tutorial per Illustrator, icone gratis, molto bello. Make Magazine, Wired.it, che però non mi piace tanto. Instructable, poi nella sezione Apple c'ho Gecchissimo, iPhone Italia, Life Hacker, però solo il feed per il Macintosh, The Apple Lounge. Nella cartella robe divertenti c'ho il Fail Blog, Cute Overload, LOL Cats, Uglies, Tattoos, Photo Disaster e Emails from Crazy People. Devo dire che questo blog è un po' palloso perché a me piacciono i blog quelli con le figure e questo invece è tutto scritto perché infatti sono email. C'è ad esempio l'email che ho letto questo qui, gente molto stupidella, no? Allora dice: ciao, mio nome è Pip e ho questo business. Ho questo business molto di nicchia, no? Sì, è un business di nicchia. Business di minchia. No, di minchia, di nicchia. Che film è? Che film è? Per oltre 2 anni ho ottimizzato il nostro sito per avere un rank abbastanza bello su Google. Fino a ieri. E ho guardato il tuo sito, perché questo sta scrivendo un'altra persona di un altro sito, ho visto il tuo sito che ha un rank migliore del mio. Però ho visto che il tuo sito praticamente è inutile e non ha nessuna keyword relata al tuo ranking. Quindi, per favore, puoi togliere il tuo sito da Google?
So il mio, così il mio sito può andare più in alto. Per favore, devi capire che il mio è un sito per il business e non possiamo permetterci qua. Non possiamo permetterci questa cosa. Per favore, rimuovi questo sito da Google. Se non decidi di farlo, saremo costretti a chiamare i nostri avvocati e denunciarti. Non farci fare questo. Praticamente un imbecille, cioè, che cavolo è? Se il tuo sito non reca me, si reca uno schifo, no? Addirittura questo lo vuole denunciare. Ma poi così, ci sono alcuni divertenti. Alcuni sono quelle domande e risposte che si trovano su Answer di Yahoo, no? Ma ce ne sono alcuni incredibili. Ad esempio, c'era uno che diceva. Bellissimo, sharing, e poi ho imparato una parola nuova, no? Sharing toy with brother, no? Condividere un giocattolo col fratello, un giocattolo. Il mio fratello e io vorremmo condividere insieme una flashlight, perché sono abbastanza costosi. Sarebbe strano se lo condividessimo. Naturalmente li laviamo. Prima dell'uso, eh? Allora, se non sapete cos'è una flashlight, dovete andarla a cercare perché io non la sapevo. Io dicevo una flashlight, una torcia, una pila, no? E invece flash, perché sai, flashlight, la torcia è scritto con la A, no? Flashlight. In realtà questo è scritto flash con la E, però non l'avevo assolutamente capito, non sapevo che si chiamasse così. Cercate su Wikipedia. Vi do un indizio, flash vuol dire carne, no? Tipo corpo umano. Light vuol dire luce. Comunque questo è scritto in inglese, quindi se non capite l'inglese è un blog che non potete capire. Poi nei giochi c'ho PS3 Fanboy e GameSpot. E basta, questi sono i miei film. Prossimo, Danilo 90, non ti sto a dire le solite cose, che sei bello, che sei il migliore, che secondo me gli americani hanno sbagliato perché dovevano eleggere te al posto di quel cioccolato, bla bla bla, anche se sono un uomo vorrei sposarti, bla bla bla, sono malgioglio, no, questo non era scritto. Allora, Danilo 90 dice. Allora, volevo chiedere se potevi consolare una mia amica che ti segue sempre. Si chiama Martina e si sta per lasciare col suo ragazzo. Se puoi fare un sotto. Ma io voglio fare di più. Martina, perché non vieni a casa mia che ti consolo meglio? No. Rassicurazioni. Danilo, il fan di Messina. Ecco, Martina, adesso via computer è difficile consolare una persona, no? Però sì, è cara mia. Ti consolo, eh. Maxter 3. Ciao, MacBook. Ciao, volevo chiederti una cortesia. Sto passando a Mac, vorrei acquistare un MacBook Pro. Ho intenzione di prendere il 15 pollici 2.8. Cosa ne pensi? Dallo store online costa 2.099 euro. Credi che siano troppi? Mi conviene acquistare un Apple Store della mia città, prezzi uguali? Beh, non lo so, i prezzi sono uguali. Il mio è costato meno di 2000 euro. Com'è che da voi costa tutto di più? Non lo so io. Apple.it. Te devi guardare sul sito dell'Apple per vedere il prezzo, no? E poi vai al negozio, se costa di più lo compri all'Apple Store, se costa di meno lo compri lì. È una tattica che faccio anch'io, no? Guardare dove il costo costa meno. MacBook Pro. Andiamo. Acquista ora. Il 15 costa 1500 euro, se siete aspetta. Dai, no, ok. Il 2.8 è uguale, no? E allora è a posto. Compralo lì.
è un gioiello, perché anch'io ho il 2.8 a 15 pollici. Però io, stranamente, ho speso di meno. Allora, ho speso $2000, che sono già di meno. Poi c'avevo il bonus di $200 di sconto, perché l'ho preso da un negozio online. Quindi, a posto. Però io non mi fiderei tanto di un negozio online in Italia. Perché, ovvio, in Italia, come quello lì, bellissimo, le Iene, che vendeva un casino di cose online e non dava niente. Allora, uno su Facebook si è finto un'ammiratrice, l'ha contattato e poi sono andati a casa e poi c'è quello degli Iene, bellissima figura. Poi bellissimo le Iene, mi è piaciuto un stracasinissimo qual era quello che mi piaceva un casinissimo? C'era un servizio bellissimo, adesso non me lo più, però ce n'era uno bellissimo. Danseni, UFO e Maia. Sta a vedere che Danseni ce l'ha anche contro gli UFO. Perché secondo me gli UFO sono di destra, eh. Cioè, con tutta quella tecnologia, non possono essere comunisti, no? I comunisti se ne stavano sul pianeta extraterrestre a fare la pace, fare i circoli sociali. Invece quelli di destra, UFO, tecnologia, soldi, ci saranno un casino di lobby. E gli UFO sono di destra, io l'ho sempre saputo. UFO e Maia fanno anche carriera. Visto che chiedevi della Rai, Roberto Giacobbe è stato nominato vice direttore di Rai 2. Cosa c'entra gli UFO e Maia? Non lo so. Ma Roberto Giacobbe, chi è Roberto Giacobbe? Non sarà mica. Non sarà mica. Fammi vedere. Non sarà mica. Così, non fammi fare. Allora, il problema con tutto il senso, così, chi è Robert Jacobo? Chi è Robert Jacobo? E lui è Robert Jacobo. Voglio vedere chi è Roberto Jacobo. Roberto Jacobo. Ah, è quello di Voyager! Mi aveva avuto un dubbio! Perché te, tu fai mai, allora. Ah, fatto strada! Roberto Giacobbo. Beh, Roberto Giacobbo non c'ha la faccia di destra, c'ha la faccia di sinistra. Anzi, poi un'altra cosa riguardo al fatto. Vogliamo vedere la faccia di Danseni. Secondo me Danseni è sicuramente con la barba, tipo Nanni Moretti. Poi c'ha la Vespa, c'ha la maglietta di Che Guevara. Così è uguale. Io mi immagino come Nanni Moretti. Prossima. Giovinchiano. Ciao, ho aggiornato l'iPhone alla versione 3.1. È possibile ora fare il jailbreak? Non lo so. Devi chiedere a me. Devi guardare. iPhone Italia, The Apple Launch. Lo dicono lì. Io che ne so, non faccio queste cose. Su Apple Launch mi pare che l'altro giorno c'era una notizia che hanno detto di sì. Però devi guardare lì, che ti spiegano come fare. Io non lo so. Non lo so. Allora, per il momento è tutto, ciao a tutti!